Ciao a tutti, in questo video andremo a vedere come si tagliano le unghie in un cane. Il taglio delle unghie nel cane è una delle cose che diciamo crea più stress ai proprietari di cani, perché fondamentalmente la maggior parte dei cani non ama che le proprie unghie vengano tagliate, o meglio, diciamocela tutta. Bisogna stare attenti quando si tagliano le unghie a non fargli male, a non fargli sanguinare, perché fondamentalmente il cane poi si ricorda e quindi parte ovviamente in prevenzione. Allora, dovete sapere che l'unghia fondamentalmente è formata da una parte, diciamo, in cui arriva un vaso sanguigno e poi da una parte, diciamo, libera dove non c'è un vaso sanguigno. Quindi noi dove dobbiamo tagliare, chiaramente dobbiamo evitare di tagliare dove c'è il vaso sanguigno, perché fondamentalmente se noi tagliamo dove c'è il vaso sanguigno, chiaramente oltre che fuoriesce una quantità impressionante di sangue che sembra un film dell'orrore, fondamentalmente facciamo del male al nostro animale. Poi ricordatevi sempre che il rumore del taglio dell'unghia non piace fondamentalmente al cane, anche se voi non gli fate male. E quindi fondamentalmente bisogna ovviamente stare molto attenti quando tagliate. Io consiglio sempre di tenere il cane fondamentalmente appoggiato. Uno tiene il cane appoggiato al proprio petto con le zampe praticamente come i bambini, come se tenessi un bambino, e le zampe in questa maniera, in modo che l'operatore o l'altra persona abbia le zampe dirette. Dopodiché, fondamentalmente, si prende ovviamente ogni singolo dito e si controlla. Ovviamente, se sono le unghie sono bianche, è molto più semplice perché si vede la vena. Se sono nere è molto più complesso. Ora, fondamentalmente, l'unghia a un certo punto fa una curvatura che rientra, ok? Quindi fa questo tipo di movimento. È chiaro che quando fa questo tipo di movimento, già ad uncino, e noi andiamo a tagliare a metà, fondamentalmente rischiamo meno anche su un'unghia nera. Però se avete dei dubbi, se avete delle ovviamente portate dal veterinario o dal toilettatore a far tagliare le unghie, non fatelo voi. Sulle unghie nere è sempre meglio tagliare poco, proprio una puntina più frequentemente, piuttosto di dargli un taglio secco, perché ovviamente, ripeto, non vedete la vena. Quindi se non avete un'esperienza tale che vi permette di capire dove potenzialmente è la vena, e vi ricordo che possiamo sbagliare anche noi, che ovviamente ne tagliamo, non dico tutti i giorni, però capita, ricordatevi sempre che è molto importante piuttosto tagliare la puntina e tenerla tagliata, appunto. Quindi una roba proprio minima piuttosto. Sulle bianche, sulle unghie diciamo più chiare, lì vedi la vena. Il mio consiglio è sempre quello di non andare a tagliare a filo di vena, ma ovviamente anche lì a tagliare a metà strada tra la vena e la punta, in modo tale da essere proprio iper sicuri che non succede nulla. Poi un'altra cosa che potete fare, soprattutto dove avete i cani con le unghie scure, è quello di limarle invece di tagliarle, tenerle limate, ovviamente fin da piccoli, no? Perché molti ti chiedono di tagliare le unghie ai cuccioli, quando in realtà i cuccioli non vanno tagliate le unghie. Però quando cominciano magari ad avere un po' l'unghietta un pochino più lunga, dopo un anno e mezzo, dipende dal cane poi, ovviamente il consiglio è quello magari di limarle piuttosto che tagliarle. Però ricordatevi sempre che il taglio delle unghie è molto importante, che voi non sbagliate, perché se sbagliate la prima volta e fate sanguinare il cane e quindi gli fate male, il cane poi se lo ricorda per tutta la vita. È una cosa impressionante, il cane proprio non tollera, se sbagli una volta non te lo perdona. Quindi mi raccomando, piuttosto di fare qualcosa in casa, piuttosto andate dal toilettatore o dal medico veterinario, se avete chiaramente difficoltà. Esistono degli strumenti, io consiglio ovviamente degli strumenti piccoli, in modo tale che avete più presa, piuttosto che delle robe grosse per tagliare l'unghia a un chihuahua. E poi fondamentalmente ricordatevi sempre che nella maggior parte dei casi il cane è sufficiente che cammini, fondamentalmente che cammini più frequentemente, che magari le consuma. Quelle un po' più delicate sono ovviamente quelle dei pollici, che chiaramente non appoggiando a terra non si consumano e quindi rischiano poi di perforare il cuscinetto. E sarà il tema di un prossimo video, cosa fare quando viene perforato il cuscinetto. Quindi andate sul mio canale, iscrivetevi al canale, che uscirà questo video, magari è già uscito quando vedrete questo video. Intanto vi saluto e ci vediamo al prossimo video.